Momento delle nostre storie. Ebbene, nei giorni scorsi una volontaria italiana che era stata rapita in Africa è tornata nella sua famiglia, ma per una famiglia che gioisce ci sono ancora altre famiglie in attesa da troppo tempo del rientro di alcuni nostri connazionali ancora in mano ai rapitori o quantomeno in attesa di qualche notizia. Vediamo questo servizio di Carmen Di Stasio. È finalmente libera Silvia Romano, dopo un anno e mezzo ritornata a casa. La vediamo mentre saluta dalla finestra felice. Il suo sorriso commuove tra gli applausi del suo quartiere Casoretto a Milano. La sua liberazione è solo l'ultimo dei successi della diplomazia e dei servizi segreti italiani, ma nelle mani dei sequestratori della Jihad rimangono ancora tre nostri connazionali. Tra il 17 e il 18 settembre del 2018 viene rapito in Niger da un gruppo militare di terroristi jihadisti, padre Pierluigi Maccalli, a circa 150 km dalla capitale Niamey, impegnato in attività umanitarie. Lo scorso 6 aprile si è venuto a sapere che insieme a padre Maccalli era detenuto un altro italiano, Nicola Chiacchio, rapito forse durante una vacanza in Mali. In un breve filmato diffuso dal quotidiano Avvenire appaiono entrambi con le barbe lunghe e vestiti con abiti tradizionali, seduti uno accanto all'altro. Sono passati quasi 7 anni da quando padre Paolo Dall'Oglio fu rapito il 29 luglio 2013 a Raqqa, in Siria. Il gesuita stava cercando di promuovere la tolleranza e il dialogo tra le religioni, creando un ponte di pace tra cristianesimo e islam. Ebbene, sono passati 7 anni, allora ci colleghiamo subito con Carmen Di Stasio che si trova a casa di Francesca, sorella di padre Paolo Dall'Oglio. Intanto grazie per essere con noi, stiamo anche cercando di collegarci con l'altro fratello Giovanni che si trova in Africa, in maniera particolare in Uganda perché lavora con l'associazione Medici con l'Africa, QAM, spero che si possa collegare al più presto. Allora, Carmen, sono passati appunto, abbiamo detto, 7 anni. Nel frattempo, ci sono state notizie, informazioni? Sì, Lorella, buon pomeriggio. Noi, come hai detto, siamo con Francesca, la sorella di padre Dall'Oglio. Per far capire a chi ci ascolta, in modo breve, vi voglio dire che a Raqqa lui è stato rapito il 29 luglio 2013. Nel 2014 Raqqa diventa roccaforte dell'ISIS. E a questo punto, nel 2017 poi, viene liberata Raqqa dall'esercito curdo turco, con una difesa anche da parte degli Stati Uniti. Quindi un posto molto, molto caldo. Francesca, sono passati 7 anni, appunto, come diceva Lorella in studio, una lunga e dolorosa attesa, però forse c'è stata un'evoluzione, una notizia, qualcosa che ha attenuato questa attesa, vi ha confortato in qualche modo. Intanto buonasera, grazie di questa opportunità. Prima di rispondere alla dottoressa Di Stasio, sento il bisogno di sottolineare la grande emozione per la liberazione di Silvia Romano. È stata nel cuore mio e dei nostri familiari questi 18 mesi. Più volte abbiamo detto, pensando a Paolo, che quanto desideravamo la sua liberazione, di avere sue notizie, ogni volta ci dicevamo però c'è quella giovane ragazza che è prigioniera e Certo. che deve essere aiutata in via prioritaria. E quindi esprimo tutta la nostra emozione, vedere questo grande abbraccio con i suoi familiari. Ci ha commosso veramente molto. È Beh, ha stata una commosso un po' tutta consolazione, l'Italia, qualcosa che vi ha dato effettivamente. coraggio. È vero. Ha commosso tutta l'Italia, però diciamo per un ritorno, Francesca, poi c'è anche, come dire, la grande preoccupazione, il pensiero, no? Perché insomma, immagino che anche voi desideriate moltissimo il ritorno, di vostro fratello. Nel frattempo mi hanno detto che è pronto il collegamento anche con, Giovanni. Ecco, lo vedo, io lo vedo già in collegamento, così possiamo avere, tutti voi. Ecco, Francesca, voi vi siete fatti un'idea di chi possa aver rapito, padre Dall'Oglio?
Allora, è molto difficile perché in questi anni, se all'inizio era stato detto che era stato rapito dai jihadisti, parlavano dell'ISIS, ma l'ISIS, come ha detto la dottoressa Di Stasio, non era ancora nata nel 2013. Né l'ISIS ha mai rivendicato, almeno che noi abbiamo saputo in via ufficiale, ma neanche ufficiosa. Però può essere pure che sia stato preso da loro, poi passato ad Assad, oppure preso da Assad. È uscito qualche mese fa una notizia che diceva che Paolo, prima di entrare al governatorato di Raqqa, sia stato preso da una camera dai vetri oscurati, da un'automobile con i vetri oscurati, quindi non sappiamo di preciso nulla. Si sono alternate molte notizie diverse, ora che era vivo, ora che era morto. Questo sicuramente, insomma, questo, la speranza per fortuna è sempre molto forte. Intanto vorrei salutare Giovanni, che è dall'altra parte, ecco, che vive in Africa da tanti anni, ha sentito quello che ha detto sua sorella, ecco, si sente di aggiungere qualcosa anche, come dire, per la sua esperienza personale. Ma io sottolineo quello che ha già detto Francesca. In qualche modo per noi Paolo è ancora vivo, perché non abbiamo alcuna prova che sia stato ucciso, e la speranza è sempre presente. Per quanto posso dire io, in realtà Paolo sono quasi 8 anni che non lo vedo più, perché io ero in Africa e quindi l'avevo salutato circa un anno prima che venisse rapito. Ma Paolo era una testimonianza vivente di quello che credeva. Lui, l'Islam, lavorava nell'Islam perché se n'era innamorato, si era reso conto che per portare avanti la sua missione doveva avere un rapporto empatico, profondo, sincero con questa cultura. E l'ha fatto fino in fondo. Lui lavora molto per il dialogo. Intanto scusatemi, ma ci sono delle immagini di Padre Dall'Oglio, c'è una somiglianza veramente incredibile fra voi. Ecco, l'ultima volta che lo avete sentito, aveva espresso una preoccupazione? Perché io immagino che comunque si preoccupasse anche lui, no? Immaginava che ci potesse essere del pericolo proprio per il viaggio che stava per intraprendere. Francesca. Ma sì, Paolo mi chiamò qualche tempo prima che andasse a Raqqa. In qualche modo non mi voleva dire chiaramente quello che doveva fare, perché era ovviamente una missione segreta, doveva andare a negoziare la liberazione di alcuni ostaggi, e per cui ovviamente non me lo disse, ma mi fece capire che era preoccupato e che mi salutava. In qualche modo tra me e lui c'era un rapporto un po' speciale, perché io, facendo un lavoro in Africa, impegnato con i commerci con l'Africa, certo, in qualche modo condividevo con lui questa grande passione per l'amore per gli altri nel donarsi. Ecco, Francesca, vorrei tornare anche da lei, appunto, quando l'ha sentito per l'ultima volta, ecco, quali sono state anche le preoccupazioni che avete condiviso? Sapevamo che il momento era molto difficile e che Paolo sentiva la tragedia di questa rivoluzione, di quello che poi si è verificato negli anni a seguire, già come qualcosa, uno tsunami che stesse per arrivare. E quindi sapevamo che lui si trovava di fronte ad una missione alla quale non poteva sfuggire, era qualcosa che era coerente con il suo essere gesuita, missionario, aperto al dialogo con questo paese. Io intanto vi ringrazio, Lorella, ti volevo far vedere una foto, l'ultima foto, una foto che mi ha fatto vedere Francesca, la sorella, che un mese dopo viene sequestrato, e lui qui è un matrimonio, vero Francesca? Un matrimonio in Italia. Vero? Sì, è il matrimonio di un nipote, è l'ultima volta che io ho visto Paolo in quell'occasione, si percepiva questo momento grave che stava avvicinandosi. E l'hai visto molto preoccupato, vero? L'ho visto come se stesse già proiettato in un'altra realtà.
Allora, io intanto vi ringrazio per essere stati con noi e averci raccontato anche il vostro stato d'animo. Vorrei per un momento trasferirmi dal dottor Umberto Saccone, che è presidente della società di consulenza di intelligence, per capire effettivamente insomma, cosa succede, come funziona. Ecco, sicuramente lei è un esperto e quindi ci può dire se ci sono, quali sono le differenze fra il rapimento di Silvia Romano e quello di padre Paolo Dall'Olio, ma penso insomma anche a padre Maccalli. Sì, Maccalli. due realtà completamente differenti. Allora, padre Dall'Olio è un sacerdote molto attivo. Come hanno detto il fratello e la sorella, stava per l'appunto trattando la liberazione di alcuni ostaggi. Non sufficiente questa cosa, lui era apertamente contrario al regime di Assad, quindi era un personaggio abbastanza scomodo in quel mondo. È vero che ci sono segnali incoraggianti da una parte, qualcuno in effetti dice il contrario, noi continuiamo ovviamente a sperare. Per quello che riguarda invece Silvia Romano, diciamo, è una ragazza inerme, e quindi due storie completamente differenti. Ecco, io a proposito di Silvia Romano vorrei farla ascoltare una telefonata che la nostra inviata Lucilla Masucci ha fatto con lo zio di Silvia Romano. L'ascoltiamo e poi ne parliamo insieme. L'importante è che è viva, sana, salva, e lei è stata inquadrata, addestrata, lavata il cervello da quelli che sono esperti, gli avranno dato anche delle droghe, l'avranno anche drogata. E lei conosceva Silvia prima che partisse, certo, giusto? Certo. E quindi non reputa possibile una sua conversione spontanea? No, assolutamente, ma poi non è... Ne dico anche che avendola sentita non parla neanche nello stesso modo di prima. Non è lei che vuole farsi chiamare Aisha, anche questo non l'ha mai detto. Di certo non tornerà più la Silvia che era. Silvia si accarezzava la pancia scendendo dall'aereo. No, ma aspetta, non è incinta. Cosa? Non è incinta. Se lei dovesse descrivere l'anno e mezzo passato senza Silvia per la vostra famiglia. Un film dell'orrore. Se invece sua nipote Silvia dicesse sì, voglio tornare in Africa, la famiglia come la prenderebbe? La famiglia come la prende? Che nessuno la farà tornare in Africa, penso. Passaporto glielo brucio io e vediamo se torna in Africa. Insomma, sono parole sicuramente molto forti quelle dello zio, dottor Saccone, però insomma, ecco, si è parlato molto di questa conversione all'Islam, di Silvia, quasi come fosse una condizione per il rilascio. Ecco, se questo fosse vero, quali e quante possibilità ci sono per un rilascio di padre Dall'Olio? Ma guardi, allora, quello della Silvia Romano è... come tanti altri casi, è un caso clinico che viene spiegato molto bene. E viene spiegato molto bene nel cosiddetto fenomeno della identificazione. Che cosa succede a una persona che è sequestrata per tanti anni? Si identifica nel sequestratore e ne condivide di fatto i valori. Quindi se noi facciamo questa riflessione con quello che Silvia in un certo senso ha postato, possiamo capire in un certo senso che ha subito esattamente questo stesso processo, e prima di giudicare abbiamo bisogno che ci sia un processo di riadattamento. Certo. Solo tra un po' di tempo potremo sapere effettivamente a livello psichico che cosa è successo a Silvia. Però insomma, certo, c'è stato il discorso del pagamento del riscatto, è chiaro che viene un po' anche il dubbio, no? Che possa esserci stato magari una trattativa che non è andata a buon fine. Io, chiaro, insomma, penso sempre all'idea che padre Dall'Olio, così come insomma tanti connazionali, alcuni connazionali che sono ancora rapiti, insomma, la speranza che possano rientrare nel nostro paese. Sì. Voglio dire che la trattativa è andata benissimo, perché Silvia Romano, ringraziando certo. Dio,
è tornata a casa con tutti gli impatti così che possono esserci. Se ho capito bene la domanda, lei mi chiede il fatto del rientro, se c'è stato un pagamento del riscatto. No, no, l'idea appunto, no, il fatto che ancora non si abbiano notizie e che magari ci sia una trattativa che non è andata a buon fine. Per Padre Dall'Oglio, Per Padre Dall'Oglio. Io parlavo, di Padre certo. Dall'Oglio. Ma diciamo che la trattativa, cioè noi abbiamo visto per quello che concerne il riscatto, ieri il Ministro degli Esteri è stato chiaro, come è successo in altre cose, che non viene pagato nessun riscatto, ma molte volte non è il riscatto che cercano i terroristi, molte volte sono la liberazione di alcuni loro compagni che stanno in carcere, oppure degli aiuti per le popolazioni, oppure una contestazione nei confronti delle multinazionali che operano in questi territori in maniera indiscriminata e per cui c'è una ribellione che poi sfoga nel sequestro delle persone più deboli e più facili. Vabbè, quindi insomma sicuramente è un lavoro molto molto complesso che spetta all'intelligence. Intanto la ringrazio per essere stato con noi. Ho ancora 15 secondi che vorrei lasciare a Fabio Salvatore, che insomma è un osservatore, giornalista, scrittore. Hai ascoltato tutto quello che abbiamo raccontato. Ecco, ci dai proprio in finale una tua riflessione. Un tweet molto semplice, che ha soltanto una parola, la speranza. E la speranza ha fatto sì che Silvia sia ritornata in Italia, ma se penso a Padre Dall'Oglio, penso che un uomo che ha nel proprio cuore il seme di Dio guarda quello, guarda quella luce e guarda quell'amore, guarda quella speranza. E mi rifaccio al Cantico dei Cantici, più forte della morte è l'amore. E sono convinto che anche in questa occasione la speranza passa attraverso l'amore. E Padre Dall'Oglio, con gli occhi di Dio, guarda al suo cammino, a differenza di chi non ha poi un seme, quindi ha votato la propria vita al Signore, ha una prospettiva totalmente di vita e su diversa. Su questa parola speranza, grazie. Ti ringrazio moltissimo Fabio e saluto molto, molto grazie del cuore voi. Anche Carmen Di Stasio insieme a Francesca e Giovanni Dall'Oglio. Devo fare immediatamente una pausa.